Amici sportivi, in questo caso di Teleappola, benvenuti alla puntata numero 14 di Tunnel. Qui accanto a me Carmelo Ardu, particolarmente allegra, forse ti rendi allegra la diretta Facebook in attesa poi della trasmissione che invece andrà regolarmente in etere a partire dalle 21.30 di questa sera, con replica domani a partire dalle 14.30. Poi, come è nostra consuetudine, ci sono altre repliche che consideriamo comunque secondarie nel palinsesto del sabato e della domenica. Sarà un weekend ancora particolarmente ricco, particolarmente emozionante quello che ci aspetta. Non dovrebbero esserci problemi di partite sospese o rinviate questa volta. Carmela, però presentiamo i nostri ospiti, anche se abbiamo già dato l'anticipazione nell'annuncio della diretta Facebook. Innanzitutto buonasera, sono con noi Marco Di Fino della Federiciana Altamura e Marika Fanelli della Unes Altamura Serie C. Buonasera. Marco Rifino invece, Federiciana Altamura e promozione del campionato di basket. Sono due compagini che stanno andando piuttosto bene, poi nel corso della trasmissione, andremo ad indagare su quelle che sono le prospettive per il prosieguo della stagione. Partiamo dai campionati di calcio, da quello di Lega Pro. È finita a pari la gara in posticipo tra Fondi e Catania. Vediamo qual è la classifica aggiornata. 46 punti Matera, 46 Lecce, 44 Juve Stabia, 44 Foggia, 36 Virtus Francavilla, 33 Cosenza, 30 Fidelis Andria, 30 Fondi, 29 Casertana, 29 Catania, 28 Siracusa, 27 Monopoli, 23 Paganese, 21 Messina, 21 Regina, 20 Acagras, 20 Taranto, 18 Catanzaro, 17 Melfi, 15 Vibo Venese. Sei tornata tifosa dell'Acagras, ho notato. Ah, sì, però sì, sì, sì. Anche la Vibonese è una squadra che scuote le tue simpatie. Matera capolista, adesso è una lotta a due quella in testa, però incalzano comunque anche il Foggia e la Juve Stabia, attardate di sole due lunghezze. Vediamo cosa ci aspetta in questo weekend. Matera Vibonese, sulla carta una partita dall'esito scontato, domani alle 18.30 allo stadio 21 settembre. Programma della 23ª giornata. Taranto Casertana, Melfi Cosenza, Paganese Fidelis Andria, Acagras Fondi, Foggia Virtus Francavilla, Messina Juve Stabia, Catanzaro Lecce, Catania Regina, Monopoli Siracusa, Matera Vibonese. 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 È la squadra di Vibo Valentia. Meno male che non l'hanno chiamata Vibo Valenziese, altrimenti sarebbe stata dura da... Matera quindi capolista. Scendiamo in Serie D, anche qui ci sono stati dei recuperi infrasettimanali. La classifica aggiornata: 44 Trastevere Roma, 40 Nocerina, 38 Biceglie Don Uva, 37 Gravina, 35 Gelbison Vallo della Lucania, 32 Nardò, 28 Francavilla, 28 Anzio, 25 Vultur Rionero, 25 Manfredonia, 25 Potenza, 24 San Severo, 23 AZ Picerno, 22 Herculaneum, 19 Agropoli, 16 Ciampino, 13 Madrepetria, Daunia Apricena, 9 Sintia Genzano. Sì, peraltro la Madrepietra, Daunia Apricena, quello è veramente complicato, anch'io lunedì nel TG Sport a volte mi incarto. Vediamo quello che ci attende nel weekend. Gravina reduce dalla brutta sconfitta di Ciampino, brutta anche per le ripercussioni che ha sul calcio pugliese, in quanto con proprio il Madrepietra Daunia Apricena retrocedendo si complicano un po' i giochi in eccellenza per chi deve lottare per la salvezza. Quindi prima Altamura che non corri questi rischi. Vediamo cosa ci aspetta domenica. Sintia Genzano Herculaneum, Nardò Agropoli, Gravina Anzio, Vultur Rionero, Biceglie Don Uva, Gelbison Vallo della Lucania, Ciampino, Vanfredonia Francavilla, AZ Picerno, Madrepietra Daunia Apricena, San Severo Nocerina, Trastevere Roma Potenza. Bene, e intanto una notizia che riguarda solo noi, però stavo controllando sullo smartphone per verificare che in diretta andasse tutto secondo i nostri piani.
Facebook ci fa gli auguri, perché questa è la nostra 25esima diretta. Condividiamo questo piccolo traguardo con i nostri telespettatori. Immagino che la 50esima, se non risolviamo i problemi di trasmissione, arriverà presto, però. Infatti. Andiamo avanti così. Scendiamo in eccellenza, perché tra un attimo sul calcio sentiremo anche i nostri due ospiti. 43. Audace Cerignola, 40 Bitonto, 37 Team Altamura, 35 Casarano, 29 Barletta, 28 Atletico Vieste, 27 Otranto, 24 Unione Biceglie, 23 Atletico Mola, 22 Pro Italia Galatina, 20 Novoli, 16 Gallipoli, 13 Avetrana, 12 Molfetta Sportiva, 11 Sporting Pro Taranto, 10 Vigor Trani. Allora, vediamo un po' di capire cosa ci aspetta questo weekend. Il team Altamura, che deve sempre recuperare una gara, è stato intanto ufficializzato che il recupero contro lo Sporting Pro Taranto arriverà il 16 febbraio a partire dalle 15. A proposito di cambi d'orario, da questo weekend si comincia a giocare alle 15 per quel che riguarda i campionati di calcio di scena la domenica pomeriggio, quindi non più 14:30. Vedo dall'altra parte del vetro Floriana Maffei particolarmente contenta, perché quando va allo stadio alle 14:30 è veramente duro. Vediamo cosa ci aspetta in eccellenza. Le partite. La 20esima giornata. Otranto Atletico Mola, Pro Italia Galatina Atletico Vieste, Audace Cerignola Barletta, Unione Biceglie Bitonto, Novoli Casarano, Team Altamura Gallipoli, Molfetta Sportiva Sporting Pro Taranto, Avetrana Vigor Trani. Bene, quindi per il team Altamura impegno interno contro il Gallipoli. All'andata fu una gara ostica per i biancorossi, che faticarono nel portar via un risultato positivo strappato davvero con i denti e negli ultimi minuti. Adesso è il caso di invertire la marcia dopo la partita di Trani, che ha avuto tutta una serie di conseguenze anche sul piano squisitamente legato alla giustizia sportiva. Gli altamurani da una parte sono stati penalizzati, perché in Coppa Italia il campo dell'Altamura è stato squalificato per un turno a causa di un comportamento non impeccabile, diciamo così, da parte di qualcuno della tifoseria altamurana. Nel referto si parla di un accendino lanciato sugli spalti che avrebbe colpito in pieno volto un dirigente del Biceglie, che per pochi centimetri non ci ha rimesso addirittura un occhio. Quindi la giornata di squalifica con campo a porte chiuse e da scontarsi immediatamente, anche se sarà scontato chiaramente nella fase nazionale di Coppa Italia, è arrivato per questo motivo. Dall'altro lato invece sono stati penalizzati i galantuomini che erano in tribuna a Trani, e in questo caso gli altamurani sono tra virgolette vittime. Uno in particolare, tu hai fatto il servizio. Il servizio su Keita, sì. Allora andiamo a Keita. Keita. Keita Mans è il nome di battesimo. Sì. Keita. Spiega ai nostri telespettatori che è successo. Nulla, il giocatore, appunto il portiere Keita, è stato più volte per quasi tutta la partita insultato dai tifosi tranesi. Per questo ci sono state tre squalifiche, di cui due di calciatori tranesi e un altamurano, giusto? Beh sì, magari le squalifiche sono state più che altro sì, per la scazzottata. Sì, perché poi c'è stata successivamente una lite in campo. Chiudiamola così, per non entrare nei particolari. Sì, non entriamo troppo nei particolari, però nel frattempo è sicuramente da censurare l'atteggiamento di questi galantuomini, che purtroppo in riva all'Adriatico, non vogliamo essere razzisti, però insomma, ci chiamano montanari, però qui è vero che facciamo il tiro al dirigente avversario con una buona mira e purtroppo il signore di Biceglie ne sa qualcosa, però... In un'altra trasferta a Barletta i tifosi hanno inveito tutta la partita contro la presidente, apostrofandola come spesso chi non ha molti argomenti apostrofa una donna. Questa volta immagino con ancora meno varietari argomenti, credo abbiano fatto il verso della scimmia, sì. Nei confronti di Keita, il portiere altamurano, che essendo nato in Gambia è nero, quindi... Il quale...
con un atteggiamento molto molto educato, ha dichiarato che lui risponde alle accuse vincendo, cioè giocando per bene, facendo il suo mestiere. Peccato. Non ha voluto rilasciare interviste in merito per magari alimentare. Per alimentare, sì. Ah, non so, io avrò un carattere particolare, l'avessero fatto a me se io fossi stato nero. Quando hanno cominciato a fare la scimmia mi sarei anche arrampicato alla traversa, giusto per far capire a questa gentaglia, francamente, a Roma avrebbero detto che mi rimbalza. Come credo sia successo ad un giocatore nel campionato spagnolo qualche anno fa, nero, tanto per cambiare, gli fu lanciata dal solito cretino la banana in campo e lui con assoluta tranquillità prese la banana e se la mangiò durante la partita. Sì, Marcellone, non sbaglio. Sì, quindi, perché sì, purtroppo quando si ha a che fare con un cretino in tutti gli ambiti e rispondere con atteggiamenti di atarassia è sicuramente la risposta migliore, poi non sempre ci si riesce, io in merito non posso dire niente a nessuno. Marco, nel basket di solito queste porcate non succedono. Non è che non succedono, secondo me sono un po', sono limitate, però succedono. C'è un'eco mediatica minore. Sì, sicuramente, almeno secondo me è per quello, però succedono anche quelle cose. Nella nostra serie giocatori di colore diciamo ce ne sono pochi, però già in Serie C ce ne sono diversi. E quando assistiamo delle partite ci sono anche diciamo questi atteggiamenti da parte della tifoseria che appunto come hai detto giustamente tu non ha argomenti, quindi si attacca a queste stupidaggini. Nella pallavolo purtroppo soprattutto in Serie A succede, ma diciamo che nella Serie C no, perché appunto anche noi non abbiamo giocatrici di colore. A parte una che abbiamo scontrato proprio sabato scorso, Montescaglioso, col quale diciamo che c'è tanta stima e rispetto, dato che ha giocato comunque nelle serie superiori tanti anni fa. Chi è? Ti ricordi il nome? De Moraes. Andrea. Ah, sì, sì. Ha giocato ad Altamura. Andrea De Moraes. Sì, appunto. E c'è tanta stima e rispetto. Dove gioca adesso? È a Montescaglioso, in Serie C. Ah, quindi la vedremo all'ultima di campionato. Sì, sì, proprio sabato scorso abbiamo giocato contro e abbiamo vinto 3-1 per fortuna. Lasciando solo un set. No, non vorrei che te la fossi presa perché tu sei di Molfetta. Sì. Il discorso sugli Adriatici alla fine era riferito a quelli della BAT, tu sei barese. Scherzi a parte, purtroppo i cretini non hanno una provenienza geografica ben definita, altrimenti sarebbe facile localizzarli e isolarli, quindi... non è neanche esatto fare di tutta erba un fascio, ci possono essere anche cretini che arrivano dalla montagna lucana, per dire, non necessariamente io penso che l'ignoranza sia molto diffusa, ecco. Sì, diciamo che in certi casi magari studiare un po' può aiutare. Andiamo avanti con il campionato di promozione, vediamo la classifica. 45. Rispetto a lunedì, devo fare ammenda, c'è un piccolo ritocco perché un risultato ci era arrivato inesatto. 45 Omnia Bitonto, 35 Sporting Ordona, 34 Corato, 31 Nuova Molfetta, 26 Fortis Altamura, 25 Virtus Bitritto, 25 Polimnia Polignano, 23 Trulli e Grotte Castellana, 23 Real City Stornara, 22 Nuova Spinazzola, 21 Monte Sant'Angelo, 19 Ascoli Satriano, 18 Puglia Sport La Terza, 17 San Marco, 15 Canosa, 7 Rinascita Rutiglianese. Benissimo, ormai azzerate le partite da recuperare in questo campionato? No, in effetti tutte le squadre che avete visto con l'asterisco devono ancora recuperare. La Nuova Molfetta, la Puglia Sport La Terza, la Ascoli Satriano, la Nuova Spinazzola, il Monte Sant'Angelo e la Rinascita Rutiglianese. Non sono stati ancora fissati i recuperi utili per queste gare. Nel frattempo ricordiamo che le partite rinviate per neve ad inizio anno saranno recuperate il 2 febbraio. Notizia fresca che risale a ieri pomeriggio. La Fortis Altamura ha vinto 1-0 con un gol nel finale del solito Ardino.
la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Puglia contro l'Omnia Bitonto, l'1-0 non è sufficiente a ribaltare il pesante 3-0 subito in occasione della gara di andata. Quindi la corsa nella fase regionale di Coppa Italia di promozione per gli altamurani si ferma ai quarti di finale. Dove mai allo stadio? A Molfetta? Allora, a Molfetta no, però ad Altamura sì? No, nemmeno. Vado a San Siro più che altro, perché è tipo Inter. Ah, ah. La seguo ovunque, diciamo. Non lo so come si faccia a tifare Inter. Marco. Io la simpatizzo solamente, credo, non sono simpatizzo. Un gran tifoso di calcio. No, io non seguo il calcio. Sì, sì, infatti. Non sono neanche interista. Infatti. Non so nessuno. Sono scelte alla fine. Sono scelte. Passioni. Ce l'ho da qualche parte, ce l'ho comunque. Diamo un'occhiata a quello che ci aspetta nel weekend. Allora, Trulli e Grotte Castellana, Ascoli Satriano, Puglia Sport La Terza, Canosa, Sporting Gordona, Forti Saltamura, Polimnia Polignano, Monte Sant'Angelo, Virtus Bitritto, Nuova Molfetta, Nuova Spinazzola, Omnia Bitonto, Rinascita Rutiglianese, Real City Stornara, Corato San Marco. Nel frattempo precisiamo che non mi sono dissociato. Io sono interista. Ah, perfetto. Cioè, qua dentro sono il più interista di tutti. Sì. Terza categoria, vediamo la classifica. In questo caso non ci sono ancora date fissate per il recupero. E la prima gara da recuperare era datata 3 dicembre. Allora, la classifica 22 United Sly Bari, 17 Atletico Casa Maxima, 14 Football Acquaviva, 13 Calcio Palo, 13 Atletico Palese, 12 Castellana, 10 Real Altamura, 6 Puglia Sport Altamura, 4 Calcio Latino Bari, 3 Football Club San Teramo, 1 Fulgor Molfetta. A seconda del numero di asterischi che avete visto di fianco alle squadre, quello è il numero di gare da recuperare. Ce ne sono alcune che addirittura devono recuperarne tre. Marco, il tuo rapporto con il calcio? Non sei un grande innamorato, al di là della simpatia per l'Inter. Non sono un grande tifoso e innamorato del calcio, appunto. Mi sono allontanato, devo dire la verità, dal calcio in seguito allo scandalo del 2006, Calciopoli. In seguito a quello scandalo ho proprio tagliato tutti i ponti con il calcio. Secondo me girano troppi soldi in quello sport, che fanno perdere un po' la passione per lo sport vero. Purtroppo è una costante in tutti gli sport professionistici, non solo nel calcio, dove i soldi cominciano ad essere troppi. Si assiste a situazioni che sicuramente con lo sport vero non hanno assolutamente nulla a che fare. Poi è facile far disamorare i tifosi veri, quelli che ci mettono il cuore, quelli che aspettano la domenica, il sabato per andare a tifare per la propria squadra. Però ogni tanto le partite delle squadre locali le vado a guardare allo stadio. Perché lì i soldi non sono tantissimi. Infatti sì, non penso che girino così tanti soldi. Senza litigare con nessuno, hai preferenze per il team, per la Fortis, da spettatore, Quindi. Ma è l'importante che vincano le squadre altamurane, quello un po' per il resto mi interessa poco, uno sì, io personalmente non riesco a capire una parte dei tifosi. Cioè, è chiaro che ognuno di noi simpatizza per una squadra piuttosto che per l'altra, però siccome non stiamo parlando di Inter Milan, Juventus Torino, Roma Lazio, Sampdoria Genoa, si può benissimo tifare per il team e avere simpatie per la Fortis, o tifare Fortis e avere simpatie per il team. Penso non credo che per tutti gli sport, anche per la pallavolo, per il basket. Io, essendo della Federiciana, se la Virtus o se la Liga, sì, nel basket vincono, siete più, penso che sia, cioè io sono felice, siete comunque più tranquilli. Sì, forse sì. Sarà anche siamo che molti uniti. Giocatori passano da una squadra all'altra con disinvoltura. Ci scambiamo ogni tanto. Come le figurine facciamo. Un uccellino mi ha detto che potrebbe arrivare da voi un altro giocatore della Libertas a breve. Penso che questi uccellini sbagliano. Vedremo. Vediamo che ci aspetta come programma per la decima giornata in terza categoria, poi passiamo al calcio C.
Atletico Casa Maxima Castellana, Calcio Latino Bari Football Club Santeramo, Calcio Palo United Slide Bari, Fulgor Molfetta Football Acquaviva, Real Altamura Puglia Sport Altamura, riposa l'Atletico Palese. Quindi giornata di derby al Cagnazzi alle 15, lo scontro diretto tra Real e Puglia Sport, vedremo un po' come andranno le cose. In questo momento le due squadre in classifica quasi si equivalgono, il Real è leggermente davanti, però la Puglia Sport ha più partite da recuperare, potrebbe aspirare al sorpasso. Chiudiamo la pagina dedicata al calcio, passiamo al calcio a 5. A questo punto avremo solo le schermate con le classifiche, partiamo da quella di Serie A2. 36 Blockstem Cisternino, 30 Augusta, 27 Biceglie, 25 Avis Borussia Policoro, 23 Meta San Giovanni La Punta, 22 Salinis Margherita di Savoia, 21 Feldi Eboli, 20 Christian Barletta, 19 Real Dem Montesilvano, 25 Virtus Noicattaro, 14 San Michele, 7 Catania Librino, 1 Real Team Matera. Anche in questo caso un numero di asterischi pari al numero di partite da recuperare. Stavo guardando intanto pochi istanti fa come sta andando la diretta su Facebook e a sorpresa Rifino sta incredibilmente monopolizzando le attenzioni degli amici collegati. Scusate, non riesco perché io non ho la schermata. In realtà ho dovuto pagare un po' di persone. Addirittura i cuori per Rifino, mi preoccuperei un attimo perché sono di un uomo. Però c'è uno che ti propone sindaco, quindi... Eppure io che sto in studio posso assicurarvi che tra i due ospiti io non avrei nessuna difficoltà a scegliere e non scegliere Rifino. È avvantaggiato che Altamurano, ecco perché. Ah. Vabbè, ma la diretta Facebook la vedono anche la Molfetta. Vabbè. Forse hai dei fans piuttosto timidi. Può essere. Il programma della 17ª giornata vede il Real Team Matera impegnato a Margherita di Savoia a casa del Salinis, altra partita che sulla carta si presenta come improba. Andiamo in Serie C1, non è un bel periodo per la squadra della Futsal Altamura, avvio di 2007 davvero da tregenda con due sconfitte pesantissime in altrettanti scontri diretti, la promozione diretta si è allontanata tantissimo in soli 4 giorni. Vediamo la classifica. 47 Football 5 Locorotondo, 41 Futsal Altamura, 40 Volare Polignano, 33 Aquile Molfetta, 29 Centro Sociale Giovanile Putignano, 28 Futsal Brindisi, 27 Donia Manfredonia, 26 Neopolis Polignano, 26 New Taranto, 22 Dream Team Palo del Colle, 21 Futsal Andria, 17 Diaz Biceglie, 16 Trulli e Grotte Castellana, 15 Golden Boys Margherita di Savoia, 14 Nettuno Biceglie, 8 Real 5 Carovigno. E quindi la doppia sconfitta ha lasciato spazio e un po' di scoramento. Marco, voi che vi allenate spesso, poco prima o poco dopo, che aria avete visto tirare nel palazzetto questa settimana? Questa settimana non ci siamo ancora andati in palazzetto, noi andiamo proprio questa sera, però devo dire che le squadre di calcetto, di calcio a 5, di Altamura... Chiamarlo calcetto differenza. Non è offensivo. No, fanno differenza loro, ah. Il calcetto è quello che pratichiamo noi, almeno io ogni tanto, però il calcio a 5 è quello professionistico. E sono delle belle società. Io ho alcuni amici che giocano nella futsal e ci mettono proprio l'anima. Lo fanno con molta passione da tantissimi anni. Ebbene, speriamo che si riprendano presto. Tu rapporti con il calcio a 5? Da quest'anno l'ho riscoperto come sport perché gioca il mio migliore amico a calcio a 5, Molfetta. Ah, da tifosa, quindi? Sì, diciamo che ho cominciato a seguirlo nel campionato di Serie C, nelle Aquile. E nulla, poi ovviamente da Altamura ho visto che c'è una squadra... Che nello stesso campionato? Sì, tra l'altro. C'è una squadra che si allena prima di noi e devo dire, sono una bella squadra comunque. A proposito di bella squadra... Uno dei vostri più grandi estimatori, che è il capitano della sua squadra,
ha messo il cuoricino di nuovo per Rifino piuttosto che per la ragazza. Giacomo, comincio a preoccuparmi, sarò sincero. Ma siamo sicuri che è per Rifino il cuoricino? Sì, purtroppo lo scrivono. Ah, specificano il mio nome. Anche se in effetti, anche se in effetti, vedo, perché ci se sono un cuoricino lanciato lì può essere anche per la giocatrice. Ci sono due messaggi, quello che mi ci fai pensare, uno è un cuoricino e poi l'altro è Rifino, quindi ecco, so. vedi. Era a me sicuramente. Giacomo, mi preoccupi meno. Specificate. Andiamo in serie C2 e qui invece l'Alta Futsal continua la sua marcia quasi inarrestabile. Conosci qualcuno dell'Alta Futsal? Io no, però ce l'ho nel cuore. Vabbè. 31, Alta Futsal Altamura. 29, Polisportiva Delfia. 24, Just Mola. 26, Atletico Bitonto. 22, Pellegrino Sport Altamura. 21, Noci Azzurri 2006. 19, Azetium Rutiliano. 17, Noci Calcio a 5. 16, Sportfai Putignano. 13, Futsal Noci. 7, Cus Bari. 6, Sporting Bari. 7, Deportivo Giovinazzo. 4, Velo Club Adelfia. Sì. Situazione un po' particolare per quello che io vedo la schermata che ti hanno dato, era un po' fatta a casaccio. Intanto c'è la grande impresa proprio di ieri della Futsal Altamura, dell'Alta Futsal Altamura, che dopo aver perso 3-1 in casa contro il Santos Biceglie è andata a vincere 5-2 in trasferta, guadagnandosi la finale regionale. Quindi finale regionale che si giocherà il 7 febbraio alle 21. Non ricordo in questo momento il campo, sicuramente contro la Futsal Castellaneta, finale regionale di C2, che in effetti non mette in palio la promozione al campionato superiore, che però gli altamurani dovrebbero conquistare sul campo, dà invece la possibilità di essere premiati sulla classifica dell'eventuale ripescaggio, però non dovrebbe riguardarci. Questa settimana Pellegrino Sport Altamura a domicilio del Noci Azzurri, Alta Futsal Altamura ad Adelfia in casa del Velo Club. A proposito del campionato di Serie C1, la Futsal Altamura domani ospita alle 16 la Diaz Biceglie. Sarà una lunga giornata di sport nel palazzetto, domani alle 16 il calcio a 5, alle 17.30 la pallamano, poi probabilmente alle 18.45 la gara di basket di Serie C. I ritardi sempre quando c'è l'Inter in serale. Andiamo al campionato femminile, e invece è andata molto male nel recupero. La Soccer Altamura battuta in casa 4-5 dall'Olympic Trani. Classifica, caro. 27 Conversano, 25 Atletico Modugno, 21 Sparta Biceglie, 18 Macula Nox Molfetta, 16 Soccer Altamura, 9 Neopolis Polignano, 6 Olympic Trani, 6 Atletico Bitonto, 0 Virtus Cup Cassano. Quindi per le altamurane è una sconfitta che proprio non ci voleva, persa una ghiotta opportunità per recuperare subito un'altra posizione in classifica, c'è da recuperare ancora la partita contro la Virtus Cup Cassano, sarà utile per salire almeno al quarto posto. Nel frattempo abbiamo notato il sorpasso in testa del Conversano ai danni dell'Atletico Modugno, che di solito vince questo girone. Impegno per la Soccer a domicilio dello Sparta Biceglie, domenica pomeriggio si gioca alle 17 ed è uno scontro diretto fondamentale per l'accesso ai playoff. Veniamo al basket di Serie B, diamo un'occhiata alla classifica. Matera sempre vicino ai playoff, però reduce da una brutta sconfitta a Sant'Elpidio, a Porto Sant'Elpidio. 30 XL Extra Light Monte Granaro, 26 Lions Biceglie, 26 Amatori Pescara, 24 Globo Campli, 24 Allianz San Severo, 22 Malloni Porto Sant'Elpidio, 20 Bauer Matera, 18 NTS Informatica Rimini, 14 Golden Gas Senigallia, 12 Giulianova Basket, 12 Weir Basket Ortona, 10 Puma Trading Taranto, 10 Il Globo Isernia, 6 Valdiceppo Perugia, 6 Nuova Pallacanestro Monteroni, 2 Dynamic Venafro. Sì, è sempre Venafro, è sempre in provincia di Isernia, è sempre. Peraltro quella è una città storica.
Sì, nel 1860, quando arrivarono a Benafro le truppe italiane guidate da Nino Bixio, gli abitanti di Benafro si resero colpevoli di un attentato piuttosto grave nei confronti dell'armata piemontese, non era ancora italiana a quel tempo. La reazione del generale, che in questo momento mi sfugge che tipo di animale fosse, fu quella di chiedere al suo attendente di campo: questo paese è segnato sulla carta geografica? Sì, cancellatelo. Perché decise di farlo radere completamente al suolo. Ho studiato. Qui abbiamo studiato quasi tutto. Marco, Serie B, Matera, un modello da seguire, una squadra che quest'anno sta avendo qualche difficoltà, voi che rapporti avete? Con Matera non abbiamo rapporti, anche perché... Anche se credo che Di Sabato sia cresciuto in uno dei giovanili del Matera. Sì, lui sì. Ha giocato alcuni campionati nelle giovanili del Matera. Purtroppo noi giochiamo anche di domenica come loro, quindi ci perdiamo tutte le loro partite, non abbiamo la possibilità. Non ti sto sorridendo in faccia. No, immagino. Che... no, non puoi immaginare, okay. Non lo leggerò. Quindi non riusciamo neanche a vedere le loro partite. Però sicuramente è un modello da seguire, una squadra che è arrivata ad altissimi livelli, però bisogna anche dire che gli stessi materani seguono di più rispetto agli altomurani il basket. Beh, vabbè, è anche vero che dice una Serie B che è stata una 2 per quasi 10 anni. Parliamo fino anche all'anno di scorso. Giovanili, cioè c'è un settore giovanile molto più forte. Tu col basket? Diciamo che mi piace. Diciamo che l'altezza c'è. Vabbè, sì. Però, no, vabbè, è uno sport che a me piace molto. Non ho la possibilità di seguirlo molto, però quando posso mi fa piacere comunque. Tu col basket? No. Solo le trasmissioni su Teleappola, le nostre dirette. Ovviamente, sempre. Comunque, arrivano consigli da parte del capitano, però sono irripetibili in diretta televisiva, quindi chi ci tiene può andarsi a leggere la diretta Facebook. Comunque sono tranquillizzato, Di Sabato è tornato in sé, nel senso che... Ogni tanto a questi momenti. No, ha espresso anche apprezzamenti non troppo velati per la nostra ospite. Mi sarei meravigliato il contrario. Questa settimana Matera di scena in casa contro il Globo Campli, quindi avversario che sicuramente non è facilissimo. Staremo a vedere poi se i materani riusciranno a riprendersi dopo la batosta di Porto Sant'Elpidio. Scendiamo in Serie C. Silver non riesce a dare continuità ai risultati. La Liberta Saltamura, la classifica 40 Castellano Udas Cerignola, 34 Edil Frata Nardò, 30 Bianca Ostuni, 28 Nuova Pallacanestro Ceglie, 24 Action Now Monopoli, 22 Bisanum Viaggi Vieste, 22 Tamma Angel Manfredonia, 20 Libertas Altamura, 20 Basket Francavilla, 20 Geofarma Mola, 16 Diamond Foggia, 16 Tecno Switch Ruvo, 16 Valentino Castellaneta, 14 Olimpica Cerignola, 12 Valle d'Itria Martina, 2 Andrea Bari. Formazione altamurana che è sempre al limite della zona playoff, per fortuna con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona playout, però è il caso di rimanere con i piedi ben piantati per terra e magari riposizionare tutti la testa ben piantata sul collo, perché l'impressione è che la testa di qualcuno a volte se ne vada un po' a folle. Poi insomma, basta guardare alle telecronache o seguire le partite dal vivo per avere idea del fatto che qualcosa in alcuni momenti, anche piuttosto lunghi, non quadra. Staremo a vedere se saranno trovati i correttivi opportuni. Nel frattempo c'è grande speranza per l'inserimento di Manny Richardson, che ha esordito proprio domenica scorsa. L'hai visto allenarsi? Sì, perché loro si allenano dopo di noi il venerdì, quindi vediamo almeno l'inizio del loro allenamento. È ovviamente un buon giocatore che può dare una grossa mano la formazione altamurana, che
non va male, ovviamente ha giocatori come Barozzi, Fui, De Bartolo, Milos, quindi hanno giocatori di altissimo livello. Sono proprio un al limite giocatore della... come Manicone. Sì, Manicone pure è un ottimo giocatore. È un ottimo giocatore, realmente. Non... lo so, non era una battuta. No, ho già capito dove vuoi arrivare. No, sono già arrivato, ci siamo capiti. Perché non sto dicendo nulla. Lo so, però, perché tu non parli con gli uccellini. A proposito, che questi uccellini dicono cose non vere. Si sa mai. Chi vivrà vedrà. Nel frattempo ti arriva un suggerimento da casa. Rifino coglie l'occasione, invita le leonesse della pallavolo al palazzetto per il big match di domenica. Voi giocate sabato. Sabato. Rifino, quindi puoi provare. Sì. Lo Iudice e compagnia bella, insomma, credo che si sarebbe spingo. Molto più pimpante al cospetto dei gioielli. Non gioca neanche con noi. Quest'anno l'abbiamo mandato a Pizzighettone, che è vicino Cremona a giocare. Quindi è abbastanza forse lontano. Domenica sarà in zona e preferisce avere bella compagnia in tribuna, diciamo. Staremo a vedere. Per la Libertas impegno interno domani sera, l'orario di inizio fissato in federazione per le 18:30, però con ogni probabilità l'accavallarsi delle partite precedenti porterà l'inizio di questa partita alle 18:45, forse anche 18:50, ed è una partita di livello perché ospite della Libertas è la Bianca Ostuni, seconda o terza forza del campionato. Scendiamo in Serie D. Basket Serie D. 24 Fascorato, 22 Murgia Basket Santeramo, 20 Rosito Caffè Barletta, 14 CNC Pro Molfetta, 12 Olimpia Club Rutigliano, 12 Fortitudo Trani, 8 Angiuli Bari, 8 Virtus Molfetta, 8 Cus Bari, 2 Cus Foggia. Non va molto bene, quindi lo diciamo spesso, per le squadre universitarie in questo campionato. A Santeramo ormai basta solo una vittoria per l'accesso alla pool promozione, quelli che chiamiamo comunemente playoff. In realtà la federazione opta per la dicitura a pool promozione, almeno nei campionati in cui si tratta di rifare un girone da capo. Il Santeramo andrà a cercare l'ultima vittoria utile, necessaria, proprio a casa della capolista Fascorato domenica sera. Forse è più facile che arrivino buone notizie dagli altri campi. Scendiamo in promozione, così vediamo un po' come sta andando davvero per la Federiciana in questo campionato. Ma è domenica, tira aria di aggancio. Classifica. 18 Virtus Bitonto, 18 Olimpia Gioia, 16 Federiciana Altamura, 14 Basket Conversano, 14 Sporting Club Bitonto, 12 Dinamo Putignano, 8 Niche Terlizzi, 6 Minozzi Gioia, 2 Asia Acquaviva, 2 Bulls Bisceglie. Complimenti per il Nike. Sì. Ho studiato. Ho studiato. Guarda. Qualcuno dice che non ho studiato, io invece ho studiato. No, tu hai studiato, non ci sono dubbi. Il fatto stesso che non imposti la voce è un bel indice. Marco, allora, playoff sempre più vicini, non ancora portata proprio di mano perché mancano 6 partite. Sì, dovrebbero mancare più il recupero. Compreso, quindi 6 partite, 12, campionato. No, ne mancano 5, però traguardo che ormai vedete. Sì, ci sono ancora 4 partite dure però. Abbiamo domenica la partita contro il Gioia, capolista. Minozzi Gioia, l'Olimpia. Contro l'Olimpia, capolista. La domenica successiva contro la Virtus Bitonto, che è l'altra capolista. Ho detto che c'era puzza di aggancio. Però noi tentiamo l'impresa, non è facile giocare contro l'Olimpia Gioia perché ha dei giocatori con esperienze importanti alle spalle, però ci proveremo, cerchiamo in casa. Ricordo male o lì è arrivata la prima sconfitta di questo campionato? Dove? Sì, proprio a Gioia abbiamo perso la prima partita di questo campionato, sì. E noi ci proveremo, sarà difficile, abbiamo però speriamo di avere un po' di pubblico che ci possa supportare. Il sostegno delle leonesse. Delle leonesse. Verranno a ruggire sugli spalti.
Voi giocate domenica alle 17.30. Alle 17.30 giochiamo. Beh, orario anche comodo per chi magari segue il calcio. Quindi dopo... Lo facciamo apposta. E beh. È tutto studiato. Quindi Federiciana contro Olimpia Gioia. Però se tu dovessi fare un discorso percentuale, questa pole promozione 60-70? No, la agganciamo al 100%. Ah. È sicuro che andiamo in pole promozione, almeno quello è sicuro. Vabbè, però la seconda fase è molto difficile. Però sai, magari con qualche rinforzo. Che vorrebbe sempre arrivare. Vorrebbe sempre arrivare, se gli uccellini. Ma loro si allenano prima di voi il mercoledì? Sì, mi sa di sì, sì. Mi sa di sì, non è bello. Non è bella, non è bella come risposta. A qualcuno si è rotto il cuore davanti al computer, davanti al cellulare. Forse non riesce a capire perché non legge. No, però posso assicurarvi che non c'è niente di sconveniente, però bisognava aver visto le puntate precedenti per capire cosa la c'è dietro. Che impressione vi fanno tecnicamente? Perché Nanocchio mi sa che l'altra volta si è lanciata. Diciamo che si vede che comunque è una squadra che ha i suoi obiettivi, è molto ambiziosa. E poi c'è tanta dedizione alla fine, ma questo l'ho notato diciamo un po' in tutte le squadre delle società di Altamura. E noi compresi, quindi alla fine buon per loro. Non c'è niente da dire. Eh beh, comunque le ragazze confermano. No, noi apprezziamo sempre il sacrificio, poi il resto viene da sé. Vediamo, scusa, vediamo come vanno le cose nel campionato di prima divisione. Qui invece c'è poca gloria per la Virtus. 8 Basket Bitritto, 8 Cavaliers Trani, 6 Cavaliers Trani, 6 Molfetta Ballers, 6 Virtus Corato Legend, 6 Sport Ecco Bari, 4 Raptors Biceglie, 2 Fidens Giovinazzo, 0 Virtus Altamura. Anche in questo caso il numero di asterischi pari al numero di partite da recuperare. Anche questo è un campionato dove c'è qualche difficoltà in tal senso. La Virtus Altamura ospiterà il Basket Bitritto capolista in occasione della gara di questo fine settimana. Si dovrebbe giocare domenica alle 19, quindi dopo, in coda. Dopo la vostra, dopo la nostra partita. Non vi fanno un grande traino, al contrario, è meglio quando dopo ci sono le ragazze. Sì, sicuramente. E con questo ci siamo giocati anche i ragazzi della Virtus. Ragazzi, noi comunque tifiamo per voi, aspettiamo con trepidazione la vostra prima vittoria, così come aspettiamo la prima vittoria delle signorine nel campionato di C femminile. 14 Olimpia Trani, 10 Pink Sport Time Bari, 10 Nuova Matteotti Corato, 6 Win Time Brindisi, 6 Murgia Basket Santeramo, 4 3R Brindisi, 2 New Virtus Mesagne, 0 Virtus Altamura. 0 punti per le altamurane. Santeramo, che con la sconfitta della scorsa settimana ha messo seriamente a repentaglio la qualificazione ai playoff, ma staremo a vedere, saranno determinanti le due gare di recupero che si giocano il 29 per quel che riguarda il Santeramo, il 31 per quel che riguarda la formazione altamurana. Non ci sono gare questo weekend, il campionato di domenica riprenderà il 12 febbraio. Archiviamo anche l'ampia pagina legata al basket, apriamo quella sulla pallavolo. Le signorine qui sono arrivate a 9 vittorie consecutive, tutte piene, 7 vittorie per 3-0, 2 vittorie per 3-1, vediamo com'è la classifica. 37, Tecnomaster Beats Cerignola, 35, Prima Donna Bari, 31, Pastificio di Benedetto Lionessa Altamura, 26 Cuti Valenzano, 25 Boa Sorte Barletta, 22 Amatori Volley Bari, 21 Caffè Galitelli Montescaglioso, 20 Adriatica Trani, 20 Polis Corato, 16 Gima Consulting Molfetta, 10 Apulia Monopoli, 5 Aquila Azzurra Trani, 3 Unione Pallavolo Modugno, 2 Giardini del Mago Foggia. E allora? Terze,
Tu c'eri qui anche l'anno scorso, sei ad Altamura da 5 anni, quasi quindi 5 anni. Ormai ci avete preso gusto, partire piano, poi andare in rimonta, arrivare ai playoff a furor di popolo, partire piano nei playoff, poi vincerle tutte, eliminare le migliori dall'altro girone, arrivare fino all'ultimo set, l'ultima partita di finale contro la squadra che vi è arrivata davanti nel girone. Purtroppo l'anno scorso è stato un po' un incidente di percorso, dato che eravamo appena tornate dalle finali nazionali a Trieste. Ci sono stati un paio di acciacchi e diciamo, per questo motivo è arrivata la sconfitta all'ultima gara. Per quanto riguarda quest'anno siamo partite un po' in salita, però diciamo che il nostro gruppo si è leggermente rinnovato e quindi diciamo che dovevamo abituarci ancora un pochino. Però alla fine adesso siamo una grande squadra, una grande famiglia, io lo dico sempre, siamo una famiglia sia fuori che dentro il campo e i risultati lo stanno dimostrando e quindi speriamo di andare avanti così. Sabato è una partita complicata. Sabato è dura, a casa della capolista, l'unica squadra che ha vinto ad Altamura negli ultimi 48 giornate ed è l'unica squadra comunque che ha vinto ad Altamura purtroppo. Dopo loro, un anno di imbattibilità. Loro vi hanno casa. Fatto perdere l'imbattibilità interna. Peraltro, l'unica sconfitta negli ultimi 2 anni in sì, casa. Sì, quindi... sì. L'anno scorso siamo state imbattute. Beh, diciamo magari... che ad Altamura è complicato venire a vincere. Però, comunque, ci sono tutti i presupposti per far bene domani, sabato. E per restituire bene. Lo sgarbo. Speriamo. Dipende da noi alla fine. Alla fine loro credo abbiano perso 3 set in tutto il campionato, 2 li hanno persi con voi. Sì, appunto perché è difficile, diciamo. Con voi hanno perso l'unico punto in questo campionato, sì. Quindi è una squadra che in qualche modo vi soffre. Sì, no, penso appunto di sì, perché ho detto ad Altamura è difficile venire a vincere, però comunque è successo, c'è stato questo piccolo incidente. Marika, cosa vi è scattato nella testa dopo la sconfitta di Valenzano? Perché sì, Valenzano è una buona squadra, però quella forse è stata la scintilla che ha fatto saltare la polvere da sparo. Da quel momento non avete più perso neanche un punto per strada. Diciamo che ci siamo riunite nello spogliatoio e comunque ci siamo un po' ricordate le nostre vittorie passate, la società che siamo e la squadra appunto che siamo. E dopo questo discorso diciamo ci siamo rimboccate un po' tutte le maniche e sta andando bene per il momento, quindi questo è stato. Così si fa, quando la squadra è stretta, poi Marco, chiudere il dirigente di vecchio corso, anche se è giovanissimo, però anche tu e i tuoi ragazzi quante volte hai detto... Dopo una sconfitta, ricordatevi la vittoria. No, in realtà quest'anno c'è qualcuno stato ti ha anche risposto quali, però. Quest'anno c'è stato un piccolo passaggio che non ci stava piacendo molto. Contro l'ultimo in classifica, alla fine del secondo quarto, sì. Stavamo perdendo di 12 punti. Quindi in quel momento è il momento appunto di ricordare le vittorie e la forza della squadra. E il coach però si fa è entrato fa nello spogliatoio con la classifica, cioè. Fatto vedere. Noi siamo qua, loro sono fatto qua. Fatto vedere che diciamo, la differenza è netta e quindi siamo rientrati e l'abbiamo strappata alla vittoria. Domenica prossima, anzi sabato, abbiamo già detto questa trasferta per le Leonesse a Cerignola. Ma quest'anno Altamura a Cerignola è proprio una sfida che si rinnova. Beh, all'ultimo sangue magari no, però... Beh, si è calata nella parte della Leonessa, quindi ultimo infatti, sangue, giusto, come aggredire, giusto che sia. Ghermire. Bisogna essere un po' aggressivi ogni tanto, diciamo. Quando serve? Quando serve. Quando lo dice così io mi preoccupo. Non per me, però immagino per qualcuno che debba attendersi qualche risposta o no, qualcosa del genere. Educato. Andiamo in Serie D, vediamo la classifica della maschile e sta salendo molto bene la scuola e volley Altamura. 33. Pallavolo Martina, 24, Giugra Securitas Ostuni, 22, BCC Castellana Grotte, 19, RD Assicurazioni Taranto, 17, Apulia Monopoli, 17, Scuole Volley Altamura, 14, New Volley Polignano, 13, Volley Matera, 6, Tecno Project Martina, 0, Sintesis Mottola. Vabbè, il motto così, meno forte, dai. È partita così.
scuola e volley che addirittura era a 8 punti dalla quinta posizione, che è la prima, o meglio l'ultima, che consente di evitare i play-out. Adesso ha raggiunto la squadra al quinto posto, gli altamurani sono indietro solo per un set, e addirittura a 2 punti c'è la zona play-off, quindi si potrebbe tentare davvero un salto carpiato. Questa settimana però la scuola e volley Altamura ospita la Pallavolo Martina, che è un rullo schiaccia sassi, 11 vittorie in 11 partite a 33 punti, non hanno lasciato per strada davvero nulla, quindi magari un punticino si potrebbe provare a strapparlo. In casa anche il Matera, che ospita l'Ostuni, seconda forza di questo campionato. Vediamo in Serie C femminile. Serie D femminile, beh, speriamo che San Telmo vada in Serie C l'anno prossimo. Beh. 24, Real Volley Conversano. 23, New Volley Gioia del Colle. 20, Atletico Fides Trigiano. 18, Jet Log Bitonto. 17, Volley Santeramo. 9, Just British Bitonto. 9, Maxima Casa Maxima. 7, Unipol Sai e Lippolis Gioia del Colle. 5, Pianeta Sport Bitetto. Santeramo che ha vinto il recupero in settimana, un 3-0 perentorio che ha proiettato le santermane sempre più in zona playoff, però davvero adesso a ridosso della quinta posizione, quindi davvero nella zona a ridosso della quarta posizione, scusate, quindi davvero nella zona più nobile della classifica. 12ª settimana che vedrà però le ragazze di Mister Bruno essere ospiti del Conversano capolista, quindi sulla carta un impegno dal coefficiente di difficoltà altissimo. Siamo quasi in chiusura, lasciamo la pallavolo, passiamo al campionato di Serie B di pallamano. Si è giocato il recupero, il Manfredonia è stato travolto 33-16 a domicilio della capolista Ginosa. Questo risultato nobilita ulteriormente l'impresa della pallamano Altamura, che domenica scorsa è riuscita a fare il colpo con un gol all'ultimo secondo proprio a casa della capolista. Vediamo la classifica. 15 Ginosa, 12 Fasano, 12 pallamano Altamura, 9 Free Time Manfredonia, 6 Serra Fasano, 0 Club Noci. E per l'Altamura l'impegno di domani sera alle 17.30 proprio contro il Serra Fasano, dovrebbe arrivare una vittoria abbastanza tranquilla, è quello che auguriamo naturalmente ai biancorossi, che però dopo l'impresa di domenica davvero danno l'impressione di poter combinare davvero di tutto in questo campionato. Marco, sulla pallamano quest'anno forse non mi incrociate, però sicuramente vi siete incrociati negli anni scorsi. Sì, negli anni passati sì, abbiamo incontrato durante gli allenamenti la squadra di Loviglio. La pallamano è uno sport che comunque mi piace molto. Da piccolo, quando Giovanni la Terza faceva il campo estivo, ci faceva fare tutti gli sport: pallavolo, basket, calcio, calcetto, pallamano, tutti. Quindi è uno sport che a livello amatoriale così ho praticato ed è, mi piace molto. Ma chi ha pallamano in allenamento? Mi sono allenato qualche volta con una squadra femminile e giocavo in porta. Però è divertente fare il portiere della pallamano, è un po' come il portiere del calcio balilla. Me l'hanno proposto 2 anni fa. Di fare il portiere? Sì. Con le donne si può fare, con gli uomini te lo sconsiglio, ci ho provato una volta, il primo tiro che ho parato ho capito che non era il caso. Una cosa a livello scolastico. Credo di aver portato il segno sulla coscia. Per un bel po'. Il disegno, è molto più dura. Il disegno del pallone credo una settimana e avevo la tuta. Quindi hai detto no. No, prima la pallavolo. Vabbè, sì. Quindi agonistici. Sarebbe stato un signor portiere poi con quell'altezza. Quanto sei alta, Marco? 1,80. Sono un nano. Abbiamo messo seduta apposta per non far venire i complessi. Senti, vabbè, mi avete dato anche lo sgavello, così mi slancia. No, ma no, non solo a te. 1,80 non ci arrivo neanche io. Okay. Più fino non credo. Assolutamente. Magari non ci sono lontanissimo, ma non ci arrivo. Floriana, no, Maria Bruno, che è una nostra collega, ti avrebbe chiesto che tempo fa lassù. Battutacce a parte, anche scontate, in uno sport come la pallavolo quanto effettivamente conta la dote in centimetri di cui vi ha fornito madre natura a suo tempo? Diciamo che conta più che altro dalla Serie A.
Perché le nuove generazioni obiettivamente sono molto alte. E diciamo che a livello di nazionale abbiamo un esempio di una ragazza, di Lucia Bosetti, che è stata tanti anni e tuttora in nazionale, e nonostante la sua altezza non importantissima, diciamo. Sì, credo non arrivi neanche al 1,75 m. Sì, sì, 1,72 m, adesso non ricordo bene. Diciamo che nelle serie, diciamo così, minori, non è importante avere l'altezza, ma essere all'altezza. Quella è la cosa essenziale. E lo dico io anche. Ti direi che così parlo Zarathustra, però. Perché è un'altra frase proverbiale del nostro programma. Ho visto atlete anche purtroppo non altissime, però molto, molto, molto talentuose. Quindi si riesce a giocare anche nei ruoli offensivi. Lucia Bosetti è una delle laterali. Sì. Sì, sì, laterali in circolazione tuttora, nonostante Martello ricettore. Sì. Nonostante quindi l'età, non credo che sia vecchia. Sai, non è più tanto giovane, diciamo, però. Marco, nel basket invece i centimetri servono? No. Forse anche troppo? No. Beh, magari in promozione no, io però. Io credo di no. No? Perché abbiamo l'esempio pure in squadra, abbiamo giocatori come Tamborra, che non sono altissimi e giocano da 4, quindi vanno anche a difendere giocatori molto più alti di loro. Ma Tamborra è quello che giocava nella Libertas. Esatto, sì. Non è altissimo, diciamo. Ora ti dirà qualcos'altro. Siamo già capiti. Cioè, lo stesso Manicone, visto che l'hai nominato, non è altissimo, eppure è un grande giocatore. Quando lo fanno giocare? Quando lo fanno giocare, ecco perché. Ecco perché gli uccellini parlano. Fattore a parte, però Tamborra è alto. Tamborra è molto più alto di me. No, non esageriamo. Dall'altro possiamo chiedere, magari ci sta guardando. Magari sta scrivendo quanto è alto, non lo so. No, qui mi hanno detto che vogliono Peppino e arriviamo con Peppino tra pochi minuti, anche perché la prima parte finisce e si sta rifacendo qui. Si sta rifacendo. Mi ha dato lui, io non ho di questi problemi. E allora Salutiamo sul serio, no. Perché ringrazio gli ospiti Marco Fanelli e Marco Rifino e Marica Fanelli. Lo sapevo che avrebbe combinato qualcosa. Non l'ho fatto. Lo fa apposta. Lo fa apposta. Vi saluto Greggio la Unzica. vabbè. Siamo una redazione molto molto varia. Fate voi che il direttore ve lo permette. Bene. Chiudiamo la prima parte, grazie naturalmente anche da parte mia, sia a Marco grazie che a Marica, in bocca al lupo per i prossimi impegni e soprattutto per l'esito finale di questa stagione, che comunque credo vi stia premiando. Per rivedere questa che è stata la diretta Facebook, già tra pochi minuti sarà possibile, nel frattempo in televisione questa sera a partire dalle 21:30, domani a partire dalle 14:30 in replica, poi altre repliche durante il weekend, normalmente la sera intorno alle 21. Restate con noi perché tra pochi minuti il via alla seconda parte. Ci ha già raggiunti Peppino in campo. Posso già anticiparvi che non ci sarà Donato Laborante, che ha un problema che è sopraggiunto proprio nelle ultime ore, e abbiamo premiato uno degli telespettatori più assidui, soprattutto nel porre domande da casa, quindi questa volta potrà farlo da studio. Restate con noi, ne varrà la pena. A tra poco.